io mi sono messa lì a scrivere, a cominciare a rivangare. Mi sono messa a scrivere questa cosa. Ero già vedova e mi sono detta, provo anche questo. Ho scritto, ma vero dalla pancia, questa storia, Berlino, il rogo di Berlino. Non sperando, anche questa volta, in nulla. Se non che però, io ho mandato questo manoscritto alle Einaudi, a tanti, anche stranamente, per un'intuizione che non so perché, anche a un agente letterario, non so perché l'ho mandato, alla Bernabò di Milano. Un giorno mi telefona Bernabò e dice, signora Schneider, questo è un grande libro. Se lei permette, non lo mandi più in giro, lo gestiamo noi, questa era un'agenzia, e vedrà, lo sistemiamo con la grande editoria. Non faccia più niente, anzi, non risponda più al telefono, non dia interviste, non faccia niente. Mi hanno bloccata lì. Effettivamente ho fatto così. Poi è arrivato il mio compleanno del 1994. Mi telefona il mio agente e dice, come sei messo? Dico, perché sono qui seduto col mio gatto sul divano e sto prendendo il caffè. Lei dice, era una coppia, marito e moglie, e lei dice, io ho un regalo per te, un regalo di compleanno. Eh sì, che cos'è? Abbiamo trovato un editore per te. E chi? Adelphi. Adelphi è l'editore forse più sofisticato di tutta l'Italia, che fa una scelta veramente di quelle severissime, no? Io mi sono messa a piangere, perché sapevo che da quel momento sarebbe cambiata la mia vita. Forse in più difficoltoso, forse ero anche in cassa integrazione, ero lì senza prospettive. Facevo la corrispondente in lingue alla Cavazza S.p.A., ero in cassa integrazione, tanto per cambiare. Ero senza prospettiva, ero già anziana. I libri non hanno avuto mai successo e mi sembrava un miracolo. Io mi sono messa a piangere. E Adelphi mi chiamò a Milano, io non sapevo neanche prendere i treni. Ero la moglie di una brava persona, ma non eravamo ricchi, anzi, eravamo piuttosto così, una famiglia di operai, diciamo così, non si poteva viaggiare. Io ho fatto fatica a leggere i cartelli. Insomma, io per arrivare a Milano mi sono portato dietro un'amica che sapeva destreggiarmi a Milano, il taxi, insomma, era molto per me un'avventura. Arrivo in casa a Adelphi, mi riceve il grande capo e io ero paralizzata dal così, e lui mi chiama dentro, è una bella scrivania, lui è anche molto temuto perché è molto severo, molto tutto, il dottor Calasso, Roberto Calasso, il grande, e lui mi dice, signore Schneider, il suo libro è bellissimo, lo facciamo quasi subito, e io mi ha fatto un complimento, dice, difficilmente ho incontrato uno scrittore o una scrittrice che si sia messo così bene nelle pieghe di un'altra lingua. Effettivamente, questo me lo ha detto nel 1994 e nella primavera del 95 è uscito I Roghi di Berlino. E per me era... ho avuto un'intervista al giorno per tutti i giornali italiani, tutti, i settimanali, i mensili, Repubblica, il Corriere, tutti, ho avuto tutti. Sono stata chiamata e non sapevo come fare, tanto più che Calasso mi ha messo accanto una persona che sorvegliasse un po' che cosa dicesse, perché uno che non ha mai fatto interviste chissà che cosa va a dire. Invece mi hanno mollato molto presto perché me la sono cavata, insomma, presto. Mi hanno portato in giro subito, perfino mi sono riusciti a infilarmi più volte in un aereo, che io ho il terrore dell'aereo, per presentare il mio libro in Sicilia, due volte, insomma. Bellissimo, bellissimo. Ho dovuto dare un sacco di interviste,
ho dovuto imparare moltissime cose molto presto, sapere dire le cose senza montarsi subito la testa. Poi ho avuto subito dei gran premi per questo libro, cioè primi premi. Era bellissimo, molto emozionante, molto difficile a stare in quel mondo, perché la tua carriera va anche avanti se hai certe caratteristiche, e lo dico proprio da tedesca, da prussiana di più, da prussiana proprio. Che sono alcune regole: la puntualità, l'affidabilità, la precisione, la sincerità. Questi sono alcune doti che hanno i prussiani, che si dica. E da tedesca li ho ancora. A volte le mie amiche dicono: come sei sempre crucca, perché io sono anche troppo puntuale. E poi il brutto è che pretendi poi anche dagli amici cari la stessa cosa, no? Comunque, vai avanti anche per questo, e siccome ho imparato presto, in primavera esce il mio 13° libro. In 17 anni è moltissimo, e ho scritto tutti i libri subito in lingua italiana. Però questo nuovo libro è la prima volta mi stacco da questi miei libri, scrivere, diciamo, di guerra o di dittatura, per una cultura della pace in Italia che ancora non c'è. Quindi questa volta ho scritto una biografia che si intitola, e c'è già tutto, c'è già i miei 20 anni, autobiografico. Cioè, molti mi hanno scritto: ma sappiamo tutto di te, di Berlino, di bambina, ma a 20 anni cosa hai fatto? A 20 anni ero solo, ho litigato con mio padre, che dava retta solo alla matrigna, che mi ha cresciuto in collegio. Tornando a casa dal collegio non avevo famiglia, perché non era una famiglia. Mio fratello era io, figlio unico quasi. La mia matrigna mai mi voleva. Mio padre, carattere debole, quindi ho rubato i soldi in casa, sono fuggita, ho preso l'ultima corriera, sono andata a Salisburgo e ho cominciato a fare la mia vita da sola. Poco più di 17 anni. Ho studiato, ho lavato i bicchieri nelle birrerie, mi sono mantenuta, ho cercato di fare la brava ragazza, ho avuto i miei amori. Ho un'amica suora che dice: sono curiosa, una carissima amica suora, dice: sono curiosa di leggere il tuo nuovo libro. Dico: avevo 20 anni, ho avuto storie anche senza avere avuto il marito. Dice: lo stesso, voglio leggere il tuo libro. Quindi ho avuto una grande lotta a 20 anni, senza famiglia alle spalle, da sola, studiare, farsi sempre scrivere, con le macchine da scrivere prese in affitto, e cavarmela da sola, fare la scuola di teatro, perché siccome nessuno mi amava, né la matrigna, mio padre nemmeno, era un uomo che non sapeva dare amore, almeno a me, volevo che qualcuno mi amasse, almeno una platea di in teatro. Ho studiato anche questo, senza successo. Cioè, poi mi sono spostata a Vienna con un amico per fare carriera a Vienna. Lui anche ha studiato all'Accademia di Salisburgo, tutti e due. Io non ho preso il diploma, lui sì. Il mio amico, che era omosessuale, all'epoca era da tacere. Lui era bello, un Siegfriedo, alto, biondo. Io e lui, autostop, siamo andati a Vienna, ognuno cercando di fare la propria strada. Per me è stato difficilissimo, tutto quello che ho provato di fare mi è andato male. Ho avuto anche un grande amore con un italiano, che all'ultimo momento ho imparato che lui aveva una storia con me, e poi si è sposato di nascosto con la fidanzata, sempre italiana, e ha continuato. E quello è stato il motivo per il quale ho preso un treno, ho preso un'amica e dico: andiamo poi in Italia. Io devo dimenticare per un attimo Vienna. Questa amica a metà strada mi ha abbandonata, perché a Firenze ha conosciuto un tipo di Rapallo che aveva un albergo. Io vi offro un weekend da gratis. Lei è andata, io sono andata da sola a Roma, e poi
il mio futuro marito diceva, dai, fai sosta a Bologna. Ho fatto sosta a Bologna e non mi ha fatto più partire. Ha fatto di tutto per non farmi più partire da Bologna. Ci siamo sposati e sono ancora qua. Bene. Abbiamo ancora 5 minuti, vi chiederei almeno un intervento di un ragazzo o di una ragazza per dire una cosa a Elga, ringraziarlo, fare una domanda, poi dopo chiudiamo. Una piccola curiosità, ho letto un attimo la bibliografia e c'è un titolo che mi ha un po' incuriosita. Il piccolo Adolf non aveva le ciglia, volevo capire a che cosa si riferisse. È l'azione T4 che deriva da un indirizzo di Berlino, Tiergartenstraße 4. L'azione 4 era quella di eliminare tutti i bambini down, tutti gli adulti con l'handicap mentale o anche fisico, tutti gli handicappati, tutti coloro che pesavano sulla sanità tedesca, perché i tedeschi dicevano perché devo mantenere un bambino down o una persona in ospedale psichiatrico, questo mi costa solo soldi, non mi dà niente, quindi tutta una categoria di persone era stato deciso dal Führer, con il suo Führerprinzip dovevano morire. Quindi questa è la storia di... Allora, io ho scritto libri autobiografici, ma anche libri testimoniali. Significa prendere una storicamente documentatissimo qualcosa del nazismo, del quale si parla poco, perché questa azione T4, i tedeschi hanno... il nazismo ha ucciso circa 80.000 persone dei suoi, solamente perché lo Stato non li voleva mantenere, no? E quindi io ho tirato questa ho approfondito storicamente questa cosa e ho costruito sopra una storia. E nella storia è di due giovani bellissimi nazisti puri, un fanatico nazista, 25enne, e una bellissima pura ariana, perché prima di sposare una SS la donna doveva fare una visita che intanto dimostrasse che poteva mettere al mondo tranquillamente molti figli, e doveva avere il certificato di arianità, almeno, non lo so, risalente fino al 800, così. Questi due perfetti si sposano. A Berlino la società ricca, nazista, attorno al Führer e compreso il Führer, aspettano questo primo figlio di questa coppia perfetta, bellissima. Perfino la coppia viene invitata alla cancelleria dal Führer e il giovane sposo, sempre bellissimo, dice: Mein Führer, io mi permetto che se nasce questo primo figlio, mi permetto di chiamarlo Adolf. Nasce un bambino che non ha le ciglia come primo impatto ed è un bambino down. E lì nasce una storia terribile, perché lo sposo dice: io sono fedele a Hitler, alla T4, è giusto, e noi mandiamo il nostro bambino in una di quelle fabbriche della morte che muore in camera a gas. E naturalmente la sposa, da quel momento succede una scissione terribile, ovviamente finisce l'amore, lei va a cercare questo figlio per salvarlo, per strapparlo dalle grinfie, lo trova in un ospedale dove sistematicamente avvelenano con grosse iniezioni di certe sostanze questi bambini down, perché non tutti andavano in camera a gas, alcuni li uccidevano anche così, con massicce iniezioni di sostanze. E lei arriva, accompagnato dalla madre, attraverso tante peripezie, arriva in un ospedale segretamente, riesce ad arrivare nella camerata dove trova suo figlio, e il figlio era così bluastro già, muore nelle sue braccia. È un libro terribile,
quasi tutti i miei libri sono terribili, però chi lo legge capisce fino a che punto il cinismo, la crudeltà, la disumanità di quello che riuscivano a fare i nazisti. Beh, anche lì hanno creato una cosa incredibile, perché sì, il discorso è lungo. Se si legge questo libro, intanto ti viene la pelle d'oca, perché questo, anche questo, così è stato. Così è stato. Ci sono anche altri argomenti che, ma non ho più la forza di scrivere altri. Esce il tredicesimo, che sono i miei 20 anni, e se vi piace sono felice, se non vi piace lo stesso. Bene, allora, ultime piccoli gesti per chiudere questa mattinata. Intanto fuori... Ah, una ragazza, certo, certo, molto volentieri. Ecco, come ti chiami? Mi chiamo Isabella. E le volevo chiedere come ha vissuto il rapporto con la lingua tedesca, in particolare nella seconda parte della sua vita, da quando vive in Italia, da quando in particolar modo ha cominciato a pubblicare qui nel nostro paese, se per caso legge ancora in tedesco o se cerca di evitare i rapporti con la lingua tedesca. Beh. Io veramente non parlo mai con nessuno tedesco. Ho solo una cugina a Berlino, la mia unica cugina, perché io dalla parte di mia madre, tutta la parentela di mia madre, non so niente. Per me, anche per costruirmi un'identità, è stato molto difficile, perché so solo tutto quello che è parentela di mio padre, e neanche tanto. Per costruirti un'identità devi possibilmente sapere cosa è successo nell'entroterra dei parenti da parte materna. Io le dico sempre a mio figlio: tu non vuoi sapere della nonna, e dico sempre a mio figlio, e lo dico davanti a tutti, fa fatica a costruirsi totalmente una identità sua, perché ha paura di guardare dietro le quinte a questa nonna nazista, eccetera eccetera. Mi perdoni che l'ho detto davanti a tutti? Sì. E quindi non ho un rapporto solo con questa cugina, che oltretutto mia cugina mi dice che parlo un tedesco, che effettivamente la Germania ha comprato i diritti per 3 dei miei libri. La prima cosa che mi hanno chiesto: le vuoi tradurre tu? E io non sono più capace. Cioè, tu non dimentichi la madrelingua, perché ce l'hai nel sangue. Tornando, per esempio, a Berlino, io mi rendo conto che praticamente ogni 2 ore riprendo rapidissimamente, no? Mi basterebbe un mese e riprendo la lingua totalmente. Ma non posso, io vivo qui, quindi mi piacerebbe, anche perché Berlino è una bellissima città ed è anche accogliente per i giovani. I giovani a Berlino possono fare molte cose. Soggiornare, divertirsi. Berlino ha un'incredibile offerta di cultura, di qualsiasi cosa. Berlino è diventata una città molto amata dai turisti molto giovani tedeschi. E io amo Berlino perché lì sento le mie radici. Quando la RAI, per farmi un documentario, mi ha portato la prima volta a Berlino e mi hanno infilato in un aereo che a momenti sono morta di paura, e sono scesa all'aeroporto di Tegel, mi sono messa a piangere. Dico, sono a Berlino. E ricostruita bene, anche con intelligenza, alcuni quartieri dell'architettura berlinese dell'Ottocento hanno ricostruito bene. Berlino ha anche molti problemi, ma è una bellissima città, mi piace molto. C'è solo la mia cugina. E per me, se ne andasse mia cugina, per me sarebbe un colpo terribile, perché come famiglia, tutto sommato, ho lei e mio figlio, non ho altri. E quindi non ho contatti con la lingua tedesca, non la so più tanto bene. E scrivo subito in italiano, perché mi piace, è anche una bellissima lingua.
e vado avanti così, anzi forse il 13° libro, forse anche l'ultimo, non lo so. Mancano 4 minuti a l'una esatta finiamo. Volevo solo dirvi alcune cose. La prima che ci tengo, che ci sono i libri di Helga fuori, quindi chi vuole li può acquistare, oppure puoi anche in libreria, su internet si trovano. Sì. Questo incontro era fatto solo più o meno per testimoniare e per onorare la giornata dello Shoah. Che avete i libri fuori mi stupisce, ma ovviamente... Tu non lo sapevi, l'abbiamo deciso noi. Seconda cosa, che potrete rivedere questa testimonianza sul nostro sito, il sito lo vedete da dietro il librino che vi abbiamo dato. In quel librino ci sono anche alcune pagine di alcune testimonianze. Alla fine del libro c'è anche una poesia dedicata a Liliana Segre, che è una donna come Helga che ha incontrato e che è stata internata ad Auschwitz. Scusate, ma chiudo dicendo, poi faremo un applauso finale a Helga, che spero che questa giornata, intanto vi ringrazio molto di aver dedicato 2 ore del vostro tempo a questa riflessione. Non date per scontato del fatto che è molto importante fare riflessioni e incontrare le persone, che non tutto passa sulla rete, ma anche attraverso le testimonianze e le conoscenze. Non deve essere neppure vano, l'abbiamo detto all'inizio, perché l'intolleranza è un seme che continua a crescere nella nostra società, in modo diverso, però continua a crescere. E la si supera anche con dei comportamenti quotidiani, piccoli ma attenti, verso la diversità, verso la tolleranza a chi è diverso. Quindi il messaggio della giornata della memoria e anche di Helga vuole essere anche questo, un impegno personale costante sulla non violenza, sulla tolleranza e sul fatto di capire che quello che è successo in quegli anni non deve più succedere. Io vi ringrazio molto dell'attenzione che avete dimostrato veramente, ma un grazie soprattutto va a Helga Schneider per quello che ci ha regalato. Grazie. Testimoniare è rivivere ciò che la vita ci ha riservato dalla nostra infanzia oggi. E quando si è testimoni di vicende come quella che Helga ha raccontato, ogni testimonianza riproduce anche il dolore. In chiusura io vorrei quindi consegnare un mazzo di fiori a Helga, non solo in segno di ringraziamento, ma soprattutto in segno di gratitudine e di affetto, pensando di interpretare il sentimento di tutti in questo. Grazie.